Vorrei parlare di due temi, la comunità e il lavoro. La comunità, questo incarico che Gesù dà a Pietro: pascola le mie pecore, pasci i miei agnelli, cioè i più giovani, non è solo per lui. Certamente lui è il primo Papa e quindi dobbiamo pensare alla grande funzione del Santo Padre. Dovete fidarvi del Papa. Un cattolico che non si fida del Papa non va avanti, E non dovete manco chiedervi come si chiama il Papa, non è importante. L'importante è che sia il Santo Padre. Quindi guardalo con un'ottica di fede, non con gli occhi del mondo. E tuttavia, questo incarico Gesù lo dà ad ogni battezzato. Ognuno di noi, ognuno di voi è chiamato a prendersi cura degli altri, a pascolare la comunità, a essere missionario, ad annunciare il Vangelo. Non è una cosa solo dei preti o delle suore. Anche se siamo 3 preti a Borgaro, non bastiamo per 12.000. Ed ecco che qui c'è una storia meravigliosa. La storia del progetto Nuova Immagine di Parrocchia, che tanti anni fa è stato cominciato da Don Michele, che ha portato tanti frutti. Il frutto principale è che molti si sono sentiti chiamati a essere mandati agli altri, a portare un annuncio, a portare qualcosa di positivo. Pensiamo ai messaggeri, animatori delle piccole comunità, a tutti coloro che si sono impegnati. Qualche volta ti chiudevano la porta in faccia, non volevano, ma quanti di voi siete stati capaci di costruire rapporti, di star vicino alle persone, di andare con delicatezza, senza dire io ci sono, se hai bisogno di qualcosa? Quanti rapporti sono stati creati nei nostri quartieri? Quante persone arrivate qui, magari da altri posti, hanno potuto vincere l'anonimato? Hanno potuto trovare una famiglia. Ecco, questo annuncio del Vangelo che viene prima di tutto con la vicinanza, con stare con te, come ha fatto Gesù con gli apostoli, non l'abbiamo letto oggi, gli ha preparato il pranzo quella mattina, gli ha preparato la colazione. Che bello! È per questo che noi sacerdoti vorremmo tanto rilanciare questo progetto, ricoinvolgere, soprattutto partendo dalle famiglie più giovani, dai giovani, chiedendo a voi il vostro parere, cosa ne pensate, facendo le cose come voi ce lo direte, ecco, perché è un'occasione da non perdere. Ma qui vorrei fare un'aggiunta. Questo incarico che Gesù dà a Pietro di sentirsi mandato, quindi ognuno di voi si deve sentire mandato agli altri, ha una motivazione. Prima di dire fai questo, dice mi ami più di costoro. Qualche volta forse abbiamo perso la voglia di impegnarsi per gli altri perché non l'abbiamo fatto per il Signore. Che abbiamo fatto delle attività di fare tanto per fare, perché era bello, perché avevo voglia di impegnarmi, avevo voglia di sentirmi protagonista, era bello fare le cose insieme. Tutte cose meravigliose, ma se le tue motivazioni non arrivano a essere profonde, faccio quello che faccio per Gesù Cristo, perché gli voglio bene. Vedete, Don Sergio e Don Marco sono preti da tanti anni, ma anch'io sono quasi 25 anni, ho incontrato tanti fallimenti, ho incontrato tante difficoltà, non sempre tutto è stato facile. Che cos'è che mi ha dato la motivazione per andare avanti, per ritrovare sempre l'entusiasmo? Non sono state le motivazioni umane, quelle non reggono. È stato l'amore per Gesù. Allora, una cosa che diceva Don Sergio l'altra sera, l'altro giorno, bisogna ritrovare questo rapporto con Gesù, questa mettere al centro la parola di Dio vissuta. Partiamo da lì. Ritroveremo l'entusiasmo.
Guardate, se non c'è questo amore per Gesù che ti spinge, molti lasciano, fanno per un po' e poi smettono. O peggio ancora, peggio, ma questa è una cosa che non capita a Borgaro, ma in altre parti ho visto così, qualcuno fa le cose per essere applaudito, perché gli dicono bravo, per avere il suo gruppetto di potere, per comandare un po', e allora dice quello lì, dice sempre che si fa come dice lui, dice lei, non si può mai mettere in discussione, sente il suo servizio quasi come un feudo. Ma perché capita questo? Questi litigi che a volte sono solo per delle invidie o delle voglie di fare, questo è il mio gruppo, questa è la mia cosa, questo è... Perché ti manca l'amore per Gesù. E allora è chiaro che devi trovare queste magre soddisfazioni nel un po' di contentino, un po' che si fanno le cose secondo i tuoi schemi, ma sono ben magre. Quello che ti dà l'amore per Gesù è molto di più. Allora questo è il messaggio per la comunità. Quindi rilanciare veramente l'essere comunità, rilanciare questo progetto Nuova Immagine di Parrocchia, questo sentirci tutti mandati, tutti pastori, tutti chiamati come Pietro, ma perché? Perché amiamo Gesù. La motivazione è Lui. Secondo messaggio breve, oggi preghiamo per il mondo del lavoro, no? San Giuseppe lavoratore, tra poco l'arcivescovo parlerà in piazza San Carlo, anche lui farà parte delle delegazioni che parleranno ai lavoratori, alla manifestazione. E qui mi viene in mente un'altra cosa di Gesù. Gesù non ha parlato a tutti insieme, ha voluto parlare con Pietro a tu per tu, ha voluto cercare un rapporto personale con lui. Voleva incoraggiarlo, voleva dargli la forza per ritrovare la fiducia dopo lo scivolone che ha avuto, che l'ha rinnegato. E il mezzo non era un discorso, certo i discorsi li ha fatti tutti insieme, ma aveva bisogno Pietro di sentirsi chiamato di persona, di sentirsi importante, di sentirsi, vieni, vieni qua, parliamo un po'. Ecco, quante ferite ci sono oggi nel mondo del lavoro. Io appena incontro una persona, un genitore, che lavoro fai? Quanti mi dicono, sai che ho perso il lavoro, adesso devo vedere come fare, che ansia c'ho i bambini. Quante situazioni di fatica, di sofferenza, anche di ingiustizia. E la cosa peggiore è che non trovi uno che ti ascolti, uno che ti comprenda. Ecco, questa forse è la prima cosa che possiamo fare. Forse non possiamo cambiare le situazioni, però possiamo metterci in ascolto gli uni degli altri, ricreare solidarietà, voglia di lottare insieme, di trovare delle soluzioni. Ad esempio, c'è una ditta Lembraco che, sapete, si è chiusa, no? Per anche tanto egoismo, forse, dei calcoli finanziari. Ebbene, sta sperimentando la diocesi di Torino con la pastorale del lavoro, anche con anche dei nostri volontari del nostro servizio per il lavoro, di ascoltare queste persone, di far loro delle proposte. Ci sono dei corsi, ci sono anche delle aziende che si sono rese disponibili ad assumere qualcuno. Ma quello che viene fuori quando queste persone vengono è prima di tutto che sono contente di qualcuno che li ascolti, del dramma che hanno avuto. Cosa vuol dire perdere lavoro a 50 anni, a 40 anni? Ti crolla il mondo addosso. È una vita. Tu hai dato la vita per quell'azienda e chiude, no? E questo lo possiamo fare tutti. Allora stiamo senza fare il chiacchiericcio, ma mettiamoci in ascolto gli uni degli altri. Magari se ci troviamo in una situazione di ansia, di fatica, abbiamo il coraggio di dire dai, dammi una mano, ascoltami un po'. L'altro giorno una persona era venuta al centro d'ascolto e poi aveva forse detto ma forse non ho così bisogno, però era contenta di essere stata ascoltata. Ecco, vedete, e questo è anche il servizio che fa
il nostro servizio per il lavoro, accompagnare le persone senza giudicare, piccoli passi. Questo non è la soluzione, eh? Perché alcune di queste cose sono proprio delle ingiustizie, basterebbe non farle, eh? Ma alcune altre cose sono talmente le cause complicate che non è che una la soluzione è così, ma certamente la soluzione non la troviamo chiudendoci nel nostro piccolo, pensando solo al nostro orticello, finché sono tranquillo mi va tutto bene, perché non lo sai, potrebbe capitare anche a te. La soluzione la troviamo nella solidarietà, nel farci vicino gli uni agli altri, nell'ascoltarci, nel cercare questo rapporto personale. Ecco, allora quando ci ascoltiamo così è il Signore in mezzo a noi, presente, e Lui ci darà luce.